Destination unknown, known. Imprisoned for 10,000 years. Banished from my own homeland. And now you dare enter my realm. Prepared. Ciao a tutti Pietaroli e ben ritrovati con questo bellissimo gioco che non vedevo l'ora di provare. Allora, praticamente Hearthstone fa parte della Blizzard, è un gioco ancora in beta, non è ancora uscito, spero esca presto, ed è un gioco di carte. È ispirato molto a Magic come tipologia di gioco e dopo vedremo nella partita che posterò, vedremo un attimino come funziona. A me piace molto perché comunque è molto particolare, c'è un eroe di riferimento e quindi ogni eroe avrà le sue carte magia e i suoi minion che evocherà, con le loro abilità, ci sono molte abilità e dopo le conosceremo tutti insieme e vedremo un po' come funzionerà. E ci sono anche delle magie e dei minion neutrali che possono essere utilizzati da qualunque eroe. Io adesso questo è un video molto breve in modo tale da far un po' una panoramica di come è strutturato il gioco. Qui adesso vediamo appena entri nel menu ci sono tre tipi di gioco che potete fare, o il gioco normale che è la prima voce in alto che vi fa giocare contro un avversario random così, o la pratica che giocate contro un computer, oppure l'arena che spiegherò poi più avanti, non è inutile che lo spiego adesso perché è tutta una cosa sua. E anche altre cose che vedete qua sotto, ovvero collezione, come è strutturata la collezione e tutte le varie cosine del crafting, tutto quello che comunque comporta la formazione dei deck e quant'altro, quello lo vedremo poi successivamente. Questo volevo solo farvi vedere un po' come funziona il gioco e vedere se vi poteva piacere come serie. Niente, quindi direi di non perdere molto tempo. Adesso man mano che vedete i video di questo gioco fatemi le domande sotto che io poi nei video successivi cercherò di spiegarvele quelle cose lì. Per quello che so io adesso ho visto molti video aspettando la Key, perché in America c'è stato diverso tempo, quindi seguivo un po' di youtubers americani che facevano questi video qua. Per cui già un pochettino di cose le so, quindi parto già avvantaggiato.
Niente, quindi ribadisco, fatemi le domande sotto che poi vedrò nei prossimi video di chiarirvi le cose. Per cui per adesso andiamo. Uther! Eccoci qua. Gul'dan. Sono contro Gul'dan. Lo stregone nero. Allora, vediamo un po'. Penso che cambierò... No, li tengo. Sembra buono come inizio. Ok, praticamente allora Uther... Allora, ogni eroe ha la sua abilità. Questa che vedete qua. Che costa 2 mana. Ed è sempre quella per ogni eroe. Nel senso, il mio ci avrà sempre l'evocazione del paladinino. Di 1-1 e lui avrà sempre questa abilità qua che perde 2 danni pescando una carta. E ogni eroe ha la sua. Adesso praticamente sto cominciando io. Allora chi comincia ha 3 carte, mentre chi invece parte per secondo ne ha 4. Allora, io adesso come primo turno questa qui non la sprecherei, vedrei cosa fa lui nel secondo. Però forse è meglio farlo invece. E più danni gli faccio, meno gli posso utilizzare la sua abilità. Perché perde 2 danni. Ricordo che perde 2 danni per pescare una carta. Ok, allora, quelle carte che ho in mano praticamente ho questa carta qui che con 2 di mana, che è molto buono, mi dà 6 punti di vita ad ogni. O al mio eroe o a un minion che c'è nel campo. I minion sono quelli che si evocano. Ok, lui comincia a perdere vita per avere più pescato delle carte. Visto che non so niente in mano, comincio a evocare i miei paladinini. Perché devo cercare di rassarlo il più possibile per evitare che utilizzi la sua abilità, Gul'dan. Se non diventa dopo rompicoglioni. Con molte carte in mano ha molta più scelta di strategia. Ok, benissimo. Molto bene. Chiaramente. Lo conosco, questo qui è un neutrale che però è molto utile in quel mazzo lì. Ok, adesso evocherò il nano qua, il Rifleman, che potete vedere in Warcraft nella campagna degli umani. E faccio un danno a lui, così me lo scavo subito dalle palle. E poi direi che passo il turno. Aspetto il prossimo per seccargli questo. Utilizzando questo con 4 di mana faccio 3 danni, ha scelto tra eroe e minion suoi e pesco una carta. Questo lo tengo per dopo, quando ci sono molti minion. Chiaramente lui mi attacca direttamente. Ah, l'abilità che c'ha questo con lo scudino è che in pratica lui c'ha provocazione. Ovvero io non posso attaccare il suo eroe finché c'è questo in campo. Prima devo uccidere questo e poi posso attaccare lui. Invece io, non avendo nessuna unità con provocazione, lui può attaccarmi liberamente con tutto. Ok, allora, questo è molto buono, me lo userò dopo. Adesso mi utilizzo questo, ci pesco anche una carta. Perfetto. E poi attacco direttamente lui. Ok. Questo che ho è molto buono in questo mazzo, perché io tendo ad avere molti minion in campo e lui quando entra in campo prende più uno per ogni minion che ho dalla mia parte. Quindi in questo caso diventerebbe un 7-7. Qui praticamente, al contrario di Magic, la salute che si perde non la si recupera. Shields up. Un attimo, cosa sta facendo? Ma adesso mi sa che faccio un po' di piazza pulita qua. Non la si recupera. Nel senso, se io perdo, se un minion diventa un 2-1, quando passo il turno rimane un 2-1. Invece in Magic si riprendeva la difesa. Ok, questo turno qua, vediamo un po' cosa posso fare allora. Mi secco prima, gli faccio un danno qua e poi via, 2 danni a tutti i nemici avversari. Bye bye. E via. Così passa la voglia di buttare giù minion a go. Queste piedaroli praticamente sono delle armi. Le armi come funzionano? Quando vengono evocate, ecco, quando vengono evocate, adesso lo faccio in questo turno qui, ma no, meglio questa. In pratica mi dà, il mio personaggio può attaccare quando ha un'arma equipaggiata. Quello che vedete in basso a sinistra è il danno che fa, quello che vedete in basso a destra è praticamente i turni le volte che può attaccare, non i turni, le volte che può attaccare. E adesso lo utilizzo perché comunque faccio 4 danni e 2 me li guadagno. Intanto lo attacco con tutto quello che ho. Perfetto. E metto giù un minion. Quindi adesso sto veramente dominando il campo di battaglia, lui non riesce, cioè appena metto giù qualcosa viene sdrenato.
a meno che adesso loro non mi spiazza con qualcosa d'aria, come ho fatto io prima, e lui addirittura così prende due danni. È già vinta questa piattaforma. Why do you go? Handle it! Bene. Allora, adesso vediamo un po' cosa posso fare. Adesso visto che ho 1, 2, 3, 4, 5 minion, evoco lui. Pam! 9-9. Allora, vediamo un pochettino. Adesso faccio prima un bel attacchino. For justice! Allora lì. Pum! Prima lo scavo dei maroni, poi faccio secco anche questo. Attacco con tutto, così il prossimo turno mi sa che è bello che GG. Avevo questo, non sto a sprecare mana per questo. Vediamo cosa fai adesso, a meno che non c'ha qualcosa da dare, ma deve mettermi provocazione e distruggermi tutto per riuscire a fare qualcosa. Adesso ho un deck che c'ha un punto debole, ovvero che non ho molte provocazioni, quindi non mi si difende molto. Cos'è che ho usato? Scegli un nemico, un minion nemico, all'inizio del tuo turno distruggilo. Vabbè, non serve a niente. Ormai il turno lo faccio. Fai 4 danni a un minion, che ormai è la frutta, non so più cosa fare. Well. Te lo dico anche. Well played. Ah, non puoi spammare. Ok, ah, vado direttamente. I hope you like my invention. For the horde. Un altro addirittura. E GG. A me piace molto il mazzo paladino. Salito anche di livello. E ho vinto anche 10 di oro. È molto bello come mazzo, solo che mi mancano molte carte, che lui gioca praticamente molto con l'abilità scudo divino, ovvero che quando che para il danno di quel turno lì, quindi puoi attaccare anche un 20, uno che ha 20 di attacco, ma il tuo minion non muore per quell'attacco lì. E il che è molto buono, c'è personaggi con scudo divino e provocazione, adesso a me mi mancano, piano piano, non ci mancano, adesso piano piano dopo prenderemo tutto. E diciamo che un po' sì, il gioco si struttura così, questo è stato il video di prova per farvelo vedere. Quindi se avete qualche domanda o avete delle... cioè metterò poi altri video, altri deck, altri eroi, altre cose. E dopo lì man mano se mi chiedete le cose io poi cercherò di spiegarvele, cercherò di fare dei mazzi un po' mirati, se c'è la possibilità. Vediamo insomma, dai, è tutto un progetto in sviluppo questo. Solo che mi piaceva molto perché comunque ha uno stile come Magic e ha... è un gioco che ho molto amato di carte. Che lo giocavo molto da piccolo e allo stile di Warcraft ovviamente, dove io gioco a Dota perché sono i personaggi, sono i modelli di Warcraft e ho fatto la campagna appunto perché Warcraft lo adoro, per cui non potevo non mettere video e giocarlo. Questa è ancora la beta, non vedo l'ora che uscirà il gioco vero e proprio, per cui per questo video è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!